ho camminato in una terra che mi ha riempito di meraviglie. E una delle sorprese più grandi è stata proprio la sua cucina. Sono atterrato ad Ancona, una città antichissima, per due terzi circondata dal mare, un mare dal colore intenso. Qui siamo nel Conero, la mattina vado nel parco a raccogliere il ginepro rosso selvatico. Poi sono al mare e ho subito il prodotto ittico e riesco a fare dei connubi veramente molto interessanti. La mia cucina è una cucina estremamente legata al territorio, una cucina che parla di un rapisarda che sta nel Conero e ha bisogno di far emergere tutto quello che gli sta intorno. La nostra regione è ricca di microclimi, noi abbiamo una grandissima vastità di prodotti e siamo molto fortunati di stare qua e lavorare una materia prima unica. Ti accorgi alla fine che mentre realizzi un piatto, vedi che all'interno del piatto ci sono due o tre presi di slow food senza neanche accorgertene. Il mosciolo selvatico di Porto Novo è una cosa speciale. Innanzitutto tutt'oggi viene pescata a mano, non è allevata, c'è un'area delimitata di pesca, non necessita di essere stabulata proprio perché le acque sono di categoria A e l'area è proprio quella del Conero. Mi reputo un ambasciatore perché ogni anno d'inverno iniziamo a pensare, a dire cosa faremo, come lo possiamo abbinare. È molto interessante l'attesa dell'arrivo di questa stagione. Un'eccellenza marina, perché è uno dei pochi presidi slow food ittici, ce ne sono veramente pochi in Italia. I promontori delle Marche creano un ambiente marino unico. Mi sono spostato verso nord a visitare un'altra montagna, le cui pendici si tuffano nel mare. Dentro di me c'è sempre un ricordo indelebile, mentre attraversavo da casa mia e arrivavo al lungomare, inconsciamente sapevi che saresti arrivato alle barche e lì questo profumo delle nasse. Questo ricordo vivo dei pescatori che sollevavano il pesce dalle reti. È una sensazione bellissima. Oggi ogni nostro piatto ricorda le nostre storie, le nostre emozioni, le sensazioni che fanno parte della nostra infanzia, della nostra cultura, fanno parte del nostro vivere. Io riunire semplicemente i miei passeggiati, i miei ricordi nella mia terra, questi profumi di mare fortissimi, no? Proprio l'onda che sbatte sugli scogli e quella brezza che va su nell'aria, con appunto delle passeggiate su San Bartolo. San Bartolo è un nostro piccolo colle che collega Pesaro con Gabicemonte e in questa terra si nascondono tantissimi ingredienti, tra cui il finocchio selvatico. Il finocchietto fa parte della cucina marchigiana, delle nostre colline, come la porchetta, come il lardo, come questi profumi, come l'aglio, il pepe. Sono ingredienti semplici di per sé,
ma a mio avviso riescono a regalare delle grandissime sensazioni al palato e dei grandissimi ricordi. I sapori degli ingredienti locali sono lo spirito di questa terra, uno spirito ancora autentico ed incontaminato. Chi viene nelle Marche vuole nutrirsi di marchigianità, di folclori. Loro intendono la nostra come una terra incontaminata, una terra ancora vergine sotto tanti punti di vista. Ed è giusto, secondo me, che noi ambasciatori di questo territorio fossimo anche un po' i custodi a un qualcosa che probabilmente si è azzittita da tempo. Il mio obiettivo attraverso la nostra cucina è quello di raccontare questa terra, questo territorio, raccontare un po' quella che era le nostre origini attraverso i nostri piatti, attraverso le nostre emozioni. Tutti quanti andiamo alla ricerca di risultati quasi scientifici. Io non credo nella perfezione di un piatto e la mia emozione non è scientifica. Anche di fronte alle erbe noi cerchiamo di fare territorio. Si sceglie sempre, diciamo, le zone quelle più incontaminate. Di solito partiamo dai vicinissimi Sibillini, che sono qua a mezz'ora di strada. Quando io invece devo usare le cose magari che mi provengono da una grande distribuzione, che possono andare di moda, quello che uno vuole, non faccio nomi, quale emozione ci posso mettere io nel pensarle quelle erbe all'interno del mio piatto? La nostra cucina è fatta appunto di molte materie prime che spesso incontemplate, mettiamola così, cose che noi raccogliamo. Per esempio io vado in questo posto meraviglioso sulla spallata di questo paesino disabitato praticamente. Si riesce a trovare l'assenzio. È magico addentrarsi in questa regione, dove proseguendo nel mio viaggio ho trovato un'atmosfera sempre più genuina, con sapori esaltanti. La mia storia in cucina sicuramente inizia insieme alle nonne con questi grandi rituali di preparazione il sabato, perché la domenica c'erano queste grandi tavolate che si rinnovavano di volta in volta tra parenti, amici, quindi il ricordo di queste bellissime campagne sono una fonte anche di ispirazioni. Colline verdi completamente coltivate, i calanchi, i vigneti, gli uliveti, e da qui capisci veramente la ricchezza che hai intorno. Secondo me il Centro Italia è proprio quell'equilibrio del gusto, quell'equilibrio dei profumi. Credo pienamente che siamo il punto d'equilibrio del gusto tra il nord e il sud. Grande è proprio quello di elevare il concetto di piatto tradizionale, far capire che mangiare qualcosa di tradizionale non debba per forza essere tradotto in un qualcosa di semplice, in un qualcosa di approssimativo o di scontato. Intorno alla tradizione c'è una storia, c'è un rituale, dobbiamo mantenere il gusto. E comunque regalare l'esperienza del piceno a tutto tondo, perché poi il nostro lavoro si relaziona con altri collaboratori, i produttori che ci conferiscono le materie prime e che lavorano sotto la nostra ottica. Veniva trasmesso in campagna dalle nonne appunto proprio il rispetto per tutte quelle che erano le materie prime, quindi tutto quello che veniva dall'orto veniva conservato proprio per rispettare quello che la stagione ci dava. E da lì è arrivata l'attenzione particolare alla stagionalità, che per noi è un decalogo che ci scrive la strada da seguire. Dal mare alla montagna e poi ancora
ancora verso la costa. Ho incontrato una grande varietà di ambienti e microclimi. In poche centinaia di chilometri potevo attraversare paesaggi sempre diversi. Territorio non vuol dire assolutamente la tradizione, oppure un legame con tradizione particolarmente stretto. Territorio è il prodotto, è l'area. Io propongo un menù confronto col territorio dove non vado a rivisitare le ricette del territorio perché mi sembra un po' fuori luogo. Io vado invece a riproporre i prodotti del territorio, magari in una chiave moderna, magari in una chiave anche tradizionale per quanto riguardano le cotture, quindi magari un forno a legna, magari una brace, magari una cottura lunga con attenzione al cambiamento delle qualità organolettiche del prodotto, che cerco sempre di toccare il meno possibile, perché secondo me il prodotto creato, no, dalla natura deve essere toccato il meno possibile in modo da poter regalare più emozioni dopo sul piatto davanti al cliente. E poi l'aria è un vero e proprio ingrediente. Quando scendi dal treno a Porto San Giorgio o in qualsiasi altra città del mondo, c'ha un suo profumo che diventa sul piatto un ingrediente. Questa è la bellezza della cucina. Le mazzancolle dell'Adriatico, sicuramente una materia prima eccezionale. Da crude sono dolcissime, grasse, ti riempiono la bocca di profumi salini. Da leggermente cotti cominciano a prendere una consistenza che è eccezionale, leggermente turgida. Perché andare dopo a scegliere un prodotto lontano, per quanto possa essere buono, se abbiamo qui di fianco una mazzancolla eccezionale, magari una spruzzata di limone di Torre di Palme, che sicuramente per il concetto della territorialità si lega molto meglio che un limone da lontano, per quanto possa essere buono. Un po' di polvere. I love to wake up in the morning, but keep dreaming without wording. The day is gone, and sometimes I take a walk, but I forget about the clock. I can slow down. Il piatto della tradizione anconetana. Piatto che tantissime massaie, tantissime nonne replicano nelle case, è un piatto un po' quasi dimenticato, nei ristoranti ormai è difficile trovarlo, ed è il mosciolo ripieno di carne. Abbiamo pensato di interpretare e di alleggerire un pochino il tutto partendo da una battuta di carne molto tenera. Andiamo a mescolare proprio con la polpa del mosciolo. Ho collegato il mare, ho collegato le mie origini, ho collegato le tradizioni dell'entroterra marchigiana fino a realizzare un piatto che colleghi queste tre cose. Quindi la seppia, che viene scottata al carbone, prima lardellata con lardo al finocchio selvatico. Abbiamo fatto una polvere di porchetta con le cotenne della porchetta, l'aglio, il finocchietto, il pepe. Aggiungiamo dei liscari, un altro ingrediente che fa parte della nostra terra e che cresce in maniera spontanea, che va a completare questo piatto pieno di ricordi, di emozioni e di sensazioni che fanno parte della nostra vita. Thank you.
l'arrabbiata di erbe, che è il mio spaghetto più rappresentativo degli ultimi anni. Lo spaghetto viene condito con una salsa di pomodoro giallo che produciamo nel nostro orto, lo allunghiamo sul piatto e sulla sua superficie andiamo a creare questa sequenza, questa progressione di erbe sempre più forti, sempre più pungenti. Lo chiamiamo all'arrabbiata, ma in realtà non sono piccantezze, ma sono pungenze dovute appunto a questo amaro di queste erbe che sfociano sul piccante. Si parte con la rucola a questo leggero amaro, a volte un po' più intenso quando è un po' più arida. La seconda erba è la foglia di pepe, più forte, ma soprattutto più speziata. La terza erba in questione è il crescione d'acqua, è un'intensità che viene fuori dopo un po'. La terza erba sono le foglie di senape, poi c'è il nasturzio, è più netto come sentore. L'artemisia naturalmente è più forte, ma andrà quasi a anestetizzare la bocca. L'assenzio, che fa parte della stessa famiglia dell'artemisia, che sarà diciamo il picco più alto di questa pietanza, l'assenzio finale vi darà qualche piccola allucinazione. Galantina e giardiniera è un piatto che riguarda tutta la regione Marche, riguarda i marchigiani, la loro veracità, una gallina farcita della sua stessa carne insieme a quanti aromi e verdure possiamo mettere dentro, veniva bollita, ovviamente abbinata a quella che era la giardiniera, lo abbiamo detto, l'aspetto delle conserve, della stagionalità. Nello specifico in questo periodo lavoriamo il carciofo di Montelupone, che anch'esso è un presidio Solo Food, è un prodotto 100% made in Marche, e replicare di stagione in stagione una giardiniera che rispecchiasse appunto la stagionalità. Andiamo a cuocere la mazzancolla in un siero di latte, ancora traslucida, ha appena toccato il calore, siamo arrivati intorno a 40 gradi, quasi scaldata con il sole se vogliamo dire, il profumo ancora forte di pesce, piacevole, no? Profumato, dolcezza, quasi una piccola nota, quasi di vaniglia, stranissimo, mare, da dove arrivano queste note quasi floreali su questa mazzancolla? La quinoa che la ricopre con la parte croccante che ti soletica il palato con tutte queste piccole palline di quinoa fritta e poi la salsa bernese con la sua acidità che ti invita di fare il prossimo boccone. Mi sarei fermato in ogni borgo, parlato con le persone. Più percorrevo quelle strade, più assaggiavo la loro cucina, più avevo voglia di connettermi con il silenzio delle campagne per ascoltare gli alberi. Oppure svegliarmi con la brezza del mare che reca con sé le storie di pescatori e viaggiatori. Chiudo gli occhi e mi immergo in questo pensiero dove il naufragarmi dolce.